In che senso e in che modo Dio è presente nella sua vita? Si dice che un cristiano abbia almeno una o due conversioni nella sua vita, oltre, diciamo, quella fondamentale che per la maggior parte di noi è avvenuta non consapevoli con il battesimo. Direi che, senza voler sembrare presuntuoso, che la conversione io l'ho avuta abbastanza giovane quando, leggendo altri scrittori, ho capito che Dio era presente non soltanto nella storia, ma era presente nella mia storia personale ed era presente nella quotidianità della vita. In che senso lei parla dell'impegno unitario dei cattolici in politica? Ma io credo che vi siano due concetti diversi. Uno è l'unità dell'impegno dei cattolici, diciamo, in un solo partito, ed è un fatto storico. L'altro è l'unità politica dei cattolici sul piano della politica per la difesa dei valori cristiani, per la promozione di questi e per la difesa anche della Chiesa. In riferimento all'esperienza politica, che cosa si sente di chiedere alla Chiesa nelle questioni temporali e per la società? Ma alla Chiesa anzitutto si deve chiedere di essere Chiesa e quindi di essere assertore fermissimo del primato dello spirituale su qualunque temporale, quindi del primato della salvezza anche sul bene temporale di una persona o di una comunità. Però poi alla Chiesa, in nome della carità e della giustizia, si chiede di difendere l'uomo nei suoi valori di libertà, di giustizia, di uguaglianza. Senatore, la fiducia e la fede si equivalgono? Beh, direi che la fiducia promana dalla fede. Chi ha fede deve, per dirlo banalmente, fidarsi di Dio. Ma aver fiducia in Dio, ma aver fiducia in Dio non significa ritenere che il vero nostro bene sia quello che noi desideriamo e chiediamo, ma che il bene sia quello che Dio ha preparato a noi, anche se apparentemente è male da un punto di vista della nostra natura. Chi sono i santi per lei? I santi per me sono quelli che proprio che hanno avuto, che si sono fidati di Dio e fidandosi completamente di Dio hanno fatto sì che, pur mantenendo integrale la loro libertà, hanno fatto coincidere il piano di Dio attraverso il fidarsi di Dio con la propria pratica di vita. Qual è il messaggio o la testimonianza che si sente di dare ai giovani d'oggi? Quello di essere ricercatori, anzitutto appassionati della verità, coltivando anche il sano dubbio, non avendo mai certezze umane totali e avendo il coraggio, ecco, della scelta, di saper scegliere, saper sfidare, saper scommettere anche la propria vita, perché io credo che una delle caratteristiche del messaggio cristiano sia quella che in fondo uno scommette con se stesso per salvarsi. Come approfondisce e come vive la sua fede con la sua famiglia? La mia famiglia è, per antica educazione, direi soprattutto per educazione laica, una famiglia che da un punto di vista, cioè, anglosassone si potrebbe definire liberal. Siamo tutti e quattro membri della famiglia cattolici, ma devo dire che questo cattolicesimo è vissuto in modo diverso da ciascuno di noi e che ognuno ha un tono particolare, come credo si debba avere nei rapporti con Dio. La nostra è una famiglia nella quale si è sempre discusso molto, si discute molto. Ecco, per esempio, direi che io sono il meno convenzionale, il meno, forse da alcuni considerato il meno ortodosso della famiglia. Ecco, però è stata lasciata ai nostri figli la libertà di ricercare la loro via religiosa, fortunatamente per loro Dio nel cattolicesimo, ma con piena e totale libertà.